Bene, ben ritrovati amici di RomaGiallorossa.it. Oggi iniziamo con questo speciale di calciomercato anche su YouTube, pillole di calciomercato che va in onda la mattina in registrata e chiaramente cercheremo di fare il punto sulle principali trattative della Roma, sia in entrata che in uscita. Ma partiamo dalla notizia che abbiamo dato addirittura ieri in anteprima. Domenica 23 luglio 2023, ovvero rinnovo ormai concluso, ormai fatto, ormai definito di Paolo Dybala con la Roma. Perché rinnovo? Perché c'era da togliere la clausola rescissoria di 20 milioni per l'Italia e 12 per l'estero. Quindi ieri c'è stato un contatto tra gli agenti di Dybala, Jorge Antun e Carlos Novel. Jorge Antun per quanto riguarda la parte, diciamo, contrattuale e Carlos Novel per quanto riguarda la parte marketing, come abbiamo già scritto su romagiallorossa.it, lo potete trovare anche nell'home page di romagiallorossa.it già da ieri alle intorno alle 13:30-14. Noi abbiamo scritto appunto che una notizia che già avevamo anticipato il 7 luglio, e lo potete ritrovare nella sezione rubriche esclusive di RomaGiallorossa.it. Praticamente era tutto definito, c'era stato un contatto ai primi di luglio tra gli agenti di Dybala e Tiago Pinto per darsi effettivamente appuntamento proprio in questi giorni. Tiago Pinto è rimasto a Roma, non è volato per il Portogallo e quindi appunto c'è stato effettivamente il contatto ieri tra gli agenti e il giocatore di Dybala e Tiago Pinto, e ora finalmente si può sancire il rinnovo di contratto di Dybala, che prevede appunto un contratto di 6 milioni di parte fissa più bonus fino ad arrivare a 7 milioni e 2, 7 milioni e 3 facilmente raggiungibili anche con la parte marketing, perché Dybala, come abbiamo detto anche nella trasmissione radiofonica nel podcast che potete trovare su romagiallorossa.it del 22 di luglio 2023, appunto grazie alla parte marketing, grazie al connubio Roma Adidas, Dybala sarà il testimonial della Roma con il marchio tedesco nel mondo. Quindi questa è una cosa importantissima da sottolineare per quanto riguarda la Roma e Dybala, che trovano finalmente il compromesso giusto per allontanare tutte le sirene, sia provenienti dall'Arabia Saudita che provenienti chiaramente anche della Premier, ma non solo, perché c'era stato anche un sondaggio della Real Sociedad. Detto questo, andiamo invece alle trattative. Sono, come avete letto su romagiallorossa.it, in uscita Shomurodov e Reynolds. Shomurodov ormai sta facendo le visite mediche con il Cagliari questa mattina, quindi insomma il giocatore è ormai da considerare un nuovo giocatore del Cagliari, lo sveco. Va al Cagliari in prestito oneroso di 1 milione con diritto di riscatto di 9 milioni, quindi per un totale di 10 milioni. Qualora venisse riscattato dal Cagliari, firmerà un contratto Shomurodov fino al 2027 con il Cagliari. Detto questo, Reynolds invece è un giocatore del Westerlo, praticamente si sta chiudendo in queste ore, si può considerare comunque un giocatore del Westerlo, club belga che ha giocato anche l'anno scorso in prestito. Il giocatore andrà in Belgio al Westerlo, quindi per 3 milioni e mezzo più bonus, quindi sui 4 e mezzo 5 complessivi di bonus, e il giocatore appunto andrà in Belgio e quindi la Roma fa un'altra cessione, praticamente questa volta a titolo definitivo. Per quanto riguarda invece Villar, si stanno cercando delle soluzioni per quanto riguarda la Spagna e la Francia. In Spagna c'è il Granada che lo vorrebbe, ma l'offerta è ancora ritenuta un pochino bassa, intorno ai 2 milioni. La Roma vorrebbe almeno 3. Vediamo se il Granada oggi rilancerà a 3 milioni di euro. Per quanto riguarda invece il discorso relativo a Scamacca, queste cessioni sono propedeutiche per il prestito oneroso con obbligo di riscatto di Scamacca, perché il prestito oneroso di appunto 2-3 milioni circa, quindi un prestito oneroso molto basso, e un obbligo di riscatto piuttosto alto, 22-23
20-22 milioni di euro, per un totale, diciamo, di 25 milioni, totali tra pressione eroso e obbligo di riscatto, permetterebbe alla Roma appunto di prendere Scamacca. Però, naturalmente, prima le cessioni di questi giocatori ormai che sono in definizione, si sta aspettando solamente la chiusura di Vigliar e poi l'affondo decisivo per Scamacca. Naturalmente anche West Ham ha trovato il sostituto, si parla chiaramente di Origi, ma non solo, anche di En-Nesyri, ma anche di Broia, che non è mai uscito effettivamente dai radar del West Ham. Quindi vedremo poi West Ham come si muoverà in attacco e in base anche a questo chiaramente darà il via libera per Scamacca alla Roma. Scamacca che naturalmente l'eventuale prestito con obbligo di riscatto di Scamacca che non preclude il possibile arrivo di Alvaro Morata perché si cercano insistentemente acquirenti per Roger Ibáñez, qualora dovesse essere ceduto Ibáñez in Premier magari al Fulham o allo stesso West Ham in una trattativa separata da Scamacca, allora per una cifra appunto di 25 milioni, allora la Roma avrebbe il tesoretto per pagare la clausola all'Atletico Madrid di 21, magari non tutta, ma avvicinandosi a 16-17 milioni, in modo tale che poi l'Atletico Madrid possa accettare l'offerta della Roma per Morata, con il quale Morata e la Roma hanno già un accordo sull'ingaggio, quindi l'accordo economico per Morata, tra Morata e la Roma c'è già, si aspetta solamente chiaramente la fumata bianca se arriverà e la cessione di Bagnets per far praticamente dare l'offerta, fare l'offerta all'Atletico Madrid per Alvaro Morata.